Salve ragazzi e naturalmente salve ragazze. Nuovo anno scolastico appena iniziato. Prof, così ci fai prendere male. Siamo già stanchi dopo la prima settimana di stare fra quelle quattro mura di quella classe. È vero, e vi capisco molto bene perché sono stato studente anch'io e credetemi, anche i vostri insegnanti lo capiscono bene, perché anche loro sono stati studenti come voi. Ma perché voi siete lì fra quelle quattro mura e noi siamo lì a cercare di stare non a torturarvi, ma con voi dentro a quelle quattro mura, per cercare di inserire con garbo, delicatezza e con una certa prudenza e anche con una buona dose di bontà qualcosa di bello e prezioso dentro a quella preziosa materia grigia che avete fra le vostre tempie, cioè il vostro cervellino. Perché ragazzi, 10.000 anni fa, l'uomo a un certo punto si è accorto che sapeva parlare. Poteva scrivere, poteva dipingere, poteva emettere suoni e costruire attrezzi per emettere suoni, per migliorare il suo tenore di vita, per creare cose che nel mondo intorno a sé non esistevano. Questo è il motivo per cui voi siete a scuola. Nel momento in cui l'essere umano si è scoperto capace di poter comunicare fuori di sé quello che si portava nel cuore e nella mente e di poter trasformare, plasmare, modellare il mondo che gli stava intorno, lì è cominciata davvero la nostra storia. E voi siete in classe insieme a noi per questo motivo qui. Perché? Beh, prendiamoci un foglio e tracciamoci un segno. E tutti voi direte: questa è una A. E io vi chiedo: siete sicuri? La maggioranza di voi dirà: sì, prof, è una A. Qualcuno comincerà ad accendere un po' i neuroni e a sviluppare la sua fantasia dicendo: è una montagna con la punta innevata, è un cavalletto che regge una tela, è un compasso, è la punta di una matita, è una capanna e chi più ne ha più ne metta. Al che se vi dico, siate il più concreti possibile. Dopo un po' di silenzio vedrò i vostri occhi persi che mi fissano e che si stanno chiedendo, zitti zitti sotto sotto, chissà cosa il prof vuole sentirsi dire per essere contento, vero? Il prof vuole sentirsi dire la realtà immediata delle cose. Si tratta di un liquido che noi chiamiamo inchiostro sparso su un foglio fatto di sostanza vegetale. Né più né meno che questo. Perché allora noi, quando vediamo quel segno, diciamo che quella è la lettera A? Perché fin da quando avete messo piede nel primo anno delle vostre scuole elementari, l'insegnante che avete avuto vi ha detto: allora bambini, impariamo l'alfabeto, la prima letterina è la A, si scrive così e anche così, così è in stampatello, così è in corsivo. Facendo questo, nella vostra testolina è stato immesso un codice. Cioè vuol dire è stata inserita un'informazione che vi permette di interpretare quel segno che vedete e dargli un significato. È la stessa cosa che accade con il simbolo. E che cos'è il simbolo? Noi pensiamo che il simbolo sia il logo, la scritta, il marchio, il segno che contraddistingue i vestiti che indossate, le marche di scarpe che calzate, degli iPhone o degli smartphone che usate, dei tablet, della lavagna a schermo che abbiamo in classe, di qualunque cosa, dei cibi al supermercato. Il simbolo originariamente era un pezzo di coccio che nell'antica Grecia serviva per fare il documento di identificazione, laddove la carta d'identità come la conosciamo noi ancora non esisteva. L'importante era far coincidere le scritte che c'erano su
la metà di questo piattellino di coccio e soprattutto quando questo piattellino veniva spezzato, la metà che tenevo io doveva corrispondere sia per le scritte, sia soprattutto per la spaccatura con l'altra metà che teneva il funzionario addetto all'identificazione. Per avere l'identificazione, le due metà dovevano essere messe insieme e allora si aveva l'unità, la possibilità di riconoscere la persona. Se ci pensate bene, è un po' quello che succede anche fra i ragazzi, quando si donano fra di loro le medagliette a forma di metà cuore per dire che io sono amico, amica tua, tu sei il mio fidanzato, la mia fidanzata. Per poter avere il cuore intero dobbiamo stare insieme, per poter avere la coppia le nostre due metà si devono mettere insieme. È esattamente quello che succede nella nostra testa ogni volta che sentiamo un odore, sentiamo un sapore, sentiamo un suono, tocchiamo qualcosa. Tutto ciò che passa per i nostri sensi viene interpretato dalla nostra mente. Smonta queste informazioni, le rimonta e ce le restituisce alla coscienza con un significato che noi abbiamo imparato a scuola, per esperienza, nel cammino della nostra vita. L'uomo è l'unico animale simbolico, cioè che prende la realtà che sta intorno a sé, la smonta, la spezza in un certo senso, la mette insieme e dà un significato a quella realtà. Ecco intanto perché siete a scuola. Siete a scuola insieme a noi per imparare a leggere, capire, comprendere e quindi vivere bene quella realtà nella quale siete immersi e nella quale dovrete vivere un domani neanche tanto lontano come persone adulte. L'ultima cosa che voglio dirvi è: cosa significa la parola religione? Qualcuno mi risponderà: insieme di credenze, credere a qualcosa, credere a una divinità, pensare, ritenere, insieme di norme, insieme di leggi. Niente di tutto questo. La parola religione viene da un verbo latino che è il verbo religio. Il verbo religio è composto di due pezzettini. Il primo pezzettino re, cioè res, che in latino vuol dire cosa o più cose, è appiccicato al secondo pezzettino, il verbo ligio o anche lego. Questo verbo vuol dire raccogliere, mettere insieme. Ecco che la parola religione vuol dire raccogliere, mettere insieme le cose che stanno intorno a me nella realtà, per poterle leggere in profondità, per quello che sono nell'apparenza e per poter andare al di là di quello che ci appaiono. E qual è la cosa più bella che dobbiamo imparare a leggere? Noi stessi, l'essere umano. E noi siamo a scuola proprio per imparare a leggere l'essere umano, perché ciò che di bello, di profondo, di intenso, di potente, di grande, di ricco, anche di quotidiano, anche di piccolo, riguarda l'essere umano, ci interessa. Oh, prof, ma quanto sono noiose le lezioni! Ma io non ce la fo a stare attento, io mi distraggo, io vorrei passare la mattinata col naso sul cellulare, andare su TikTok, divertirmi sulle chat, WhatsApp e quant'altro. Vi saluto, dopo questo nostro primo incontro, rammentandovi quello che diceva ai suoi studenti un grande educatore di diversi anni fa, Lorenzo Milani. Personalmente non sono d'accordo su tutto quello che lui insegnava, ma su questa cosa sono molto d'accordo. Lui, alla prima lezione che fece ai suoi ragazzi, disse: dunque, questo fatto in proporzione è cambiato dagli anni 30 agli anni 40. E guardò i suoi studenti. E i suoi studenti stavano tutti zitti. E lui chiese: avete capito? E loro: sì!
perché così almeno si andava avanti e si tirava corta la lezione, e richiese: «Siete sicuri che avete capito?» «Sì, sì!» A uno chiese: «Che significa in proporzione?» «Boh!» «Che significa in proporzione?» «Boh!» «Che significa in proporzione?» «Boh!» Lorenzo Milani disse ai suoi ragazzi: «Ragazzi, quando voi siete qui in classe e non capite una cosa, voi dovete fermare voi stessi e fermare me, perché una cosa che non capite oggi sarà un calcio nel sedere che prenderete domani e che vi tirerà chi quella cosa l'ha capita meglio di voi, perché vorrà tirarvi a fregare. Quindi, ragazzi, impariamo che stare il più possibile attenti a scuola e cercare di impegnarsi per quanto le nostre forze, sia mentali che fisiche, ce lo permettono, è un atto con cui ci vogliamo bene. Io voglio bene a me stesso perché voglio imparare a camminare con le mie gambe, con i miei piedi, con le mie forze nella vita che già sto vivendo e che mi aspetta là fuori da scuola, mi aspetta per guardarmi in faccia. E sarà un combattimento. Ragazzi, cercate di fare in modo che quel combattimento sia il più buono possibile e vada a finire nel migliore dei modi, cioè con la vostra vittoria in quel combattimento. Ciao, alla prossima!